Bokertov. La parasha di questa settimana si intitola Va'era Sefer Shemot Esodo. Questa settimana parliamo proprio delle 10 piaghe. Il faraone ha rifiutato ostinatamente le richieste di Mosè di lasciare andare il mio popolo. Quindi Dio ha colpito l'Egitto con 10 potenti piaghe per costringerlo a cedere. Solo dopo i ripetuti attacchi paralizzanti, il faraone alla fine non ebbe altra scelta che lasciare liberi gli israeliti. In effetti, questa narrazione sembra giustificata in base al modo in cui la Torah ritrae le interazioni tra Mosè e il faraone. Mosè chiese al faraone di cedere alla volontà dell'Onnipotente, ma il faraone rifiutò. Quando Mosè insistette affinché lasciasse liberi gli israeliti, il faraone rispose con aria di sfida: Chi è il Signore che io li obbedisca e lasci andare Israele? Non conosco il Signore né lascerò andare gli israeliti. In risposta, Dio avvertì gli egiziani, sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mia mano contro l'Egitto e ne farò uscire gli israeliti. Quindi le piaghe furono inviate per umiliare il faraone e costringerlo a collaborare. Ma allora, perché 10 piaghe? I grandi commentatori classici adottano in linea di massima uno dei due approcci centrali. Un punto di vista è che lo scopo delle piaghe fosse punire il faraone e gli egiziani per i loro atti malvagi. Per generazioni avevano sfruttato e maltrattato gli israeliti e difficilmente sarebbe stato accettabile se non fossero stati costretti a pagare per i loro crimini. In effetti, Dio ha indurito il cuore del faraone in modo che continuasse a ricevere la sua piena misura di punizione. Questa è l'opinione di Maimonide, che spiega ancora come fosse giustificato che Dio punisse il faraone. E difatti il comportamento del faraone fu così spaventoso che divenne necessario sottoporre lui e il suo paese a una punizione adeguata sotto forma delle 10 piaghe. Quando arrivarono le piaghe, era irrilevante se il faraone fosse pronto o meno a conformarsi. Si trattava di dargli un assaggio della sua stessa medicina. Questo è espresso nella profezia fatta ad Abramo che la nazione che soggiogherà i tuoi discendenti sarà giudicata. Un secondo approccio è che le piaghe sono state progettate per dimostrare la sovranità e la potenza di Dio. L'Egitto era l'impero più potente all'epoca e metterlo in ginocchio doveva servire da lezione sia all'Egitto che al mondo intero, poiché l'universo ha un creatore onnipotente. Questa è l'opinione del rabbino Ovadia Sforno, che visse nel 1470 al 1550. Il rabbino Ovadia Sforno, uno dei più illustri commentatori e uno delle più eminenti figure del Rinascimento italiano, il rabbino spiega che le piaghe avevano lo scopo di sottomettere gli egiziani ad accettare la volontà di Dio. Secondo questo rabbino, lo scopo delle piaghe era che gli egiziani si pentissero delle loro vie malvagie e riconoscessero la grandezza di Dio. Questo sentimento è espresso nel versetto in cui Dio comunica a Mosè il motivo della sua missione. Io ti ho suscitato proprio per questo scopo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome fosse proclamato su tutta la terra. Il faraone aveva sfacciatamente negato qualsiasi riconoscimento di Dio, dichiarando ripetutamente: Chi è Dio? Non so di Dio.
La dimostrazione di forza divina offrì una risposta clamorosa alla sua sfida. Ora, queste due prospettive sono state per secoli le opinioni dominanti sullo scopo delle 10 piaghe. Eppure, in una svolta sorprendente, il Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson dimostra un terzo approccio completamente nuovo. Lo scopo delle piaghe non era principalmente destinato agli egiziani, sostiene il Rebbe. Piuttosto lo scopo principale era quello di ispirare gli israeliti. Qualsiasi impatto che le piaghe avrebbero avuto sugli egiziani era secondario. Il Rebbe basa questa prospettiva su un commento di Rashi. Nel versetto indurerò il cuore del faraone e aumenterò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto, spiega Rashi. E cito, poiché il faraone si è comportato in modo malvagio e mi ha sfidato, so che non farà un sincero tentativo di pentirsi. Allora ho indurito il suo cuore per accrescere in lui i miei segni e i miei prodigi, ed esse riconosceranno le mie prodezze. Questa è l'usanza del santo benedetto Elisia, e li porta il castigo sulle nazioni affinché Israele ascolti e tema. Infatti, quando Mosè fu mandato un'ultima volta per affrontare il faraone, Dio gli disse che le piaghe erano anche un messaggio per gli israeliti, affinché tu dica alle orecchie di tuo figlio e del figlio di tuo figlio come mi sono beffato degli egiziani, e che tu parli dei miei segni che ho posto in loro, e saprai che io sono il Signore. Ma cosa fai in modo che Rashi attribuisca l'obiettivo principale delle piaghe al loro ruolo nei confronti degli israeliti, quando la Torah evidenzia principalmente il loro ruolo in relazione agli egiziani? L'indizio è nel commento di apertura di Rashi alla Torah, e cito Genesi Bereshit, capitolo 1, versetto 1. Lì Rashi afferma che il mondo è stato creato secondo un piano divino generale. Al centro di questo c'era che i figli di Israele sarebbero arrivati al Monte Sinai per la rivelazione della Torah al mondo. Il faraone e gli egiziani hanno avuto un ruolo in quel processo, ma non sono mai stati la fine del gioco. Sì, gli egiziani meritavano di essere puniti e giustizia è stata davvero fatta. È vero, l'arroganza del faraone nei confronti dell'Onnipotente richiedeva una risposta potente e sicuramente ne ottenne una, ma lo scopo ultimo era che gli israeliti in partenza avrebbero appreso un messaggio eterno che sarebbe risuonato per generazioni. I faraoni egizi sarebbero scomparsi dalla storia diverse generazioni dopo, ma le lezioni dell'Esodo sarebbero sopravvissute per sempre nei discendenti di quelli israeliti. Alla fine, gli israeliti che portavano questo messaggio duraturo avrebbero continuato a trasformare il mondo. Questa riflessione è dedicata a mio marito, a Rav Shalom Ben David Zal, di memoria benedetta, da Chabad Editors, a cura di Nahar Israel Milano Chabad House nel Castello. Grazie, Shabbat Shalom.